Eccoci in studio con Curzio Ciao, buonasera. Maltese, giornalista e si può dire onorevole? Non so se non è obbligatorio, credo in Europa si può dire deputato. Comunque neoeletto nelle file della lista Tsipras, europarlamentare. Sì. Sta per cambiare vita? Penso di sì. Spero che cambino tante cose. Cambierà sicuramente la mia vita. È una nuova stagione, credo, per il paese, prima che una nuova stagione politica. Ci sono state delle elezioni che hanno segnato la fine di un'epoca lunga che abbiamo chiamato berlusconismo, che è durata 20 anni, che non ha portato bene al nostro paese. Io spero che cominci una storia nuova per tutti, più bella, più positiva, e spero anche che cominci una storia nuova per l'Europa, che negli ultimi anni è andata giustamente in crisi perché non ha rispettato le proprie promesse. Una domanda, la lista Tsipras, che pure ha avuto un buon risultato elettorale, è stata oggetto di un numero incredibile di piccole polemiche, non ultime quelle di questi giorni sulla vicenda del seggio di Barbara Spinelli. Lei cosa ne pensa? Io ho dedicato a questa vicenda una mezz'ora, cioè nel senso io avevo insistito all'epoca perché Barbara Spinelli venisse una volta eletta, poi mi ha comunicato, ci ho ripensato, anche perché Tsipras la voleva, e io ne sono stato contento, per me la vicenda è chiusa là. Poi mi sono occupato e credo che ci dovremmo occupare di problemi più importanti che non le nostre pregiate persone. So che a sinistra c'è una tradizione di se si può litigare lo si fa molto volentieri. Io in questo sono meno di sinistra, evidentemente, di altri, e quindi per me litigare su queste cose è insensato. Perché ha deciso di candidarsi? Ma perché mi è stato chiesto da una compagnia che a me piaceva molto, quella dei Garanti, perché era una lista di persone, almeno per la nostra parte, senza tessere di partito, perché è una lista che mi sembrava una proposta onesta, mi piaceva il programma, mi piace Tsipras, non è un vecchio modo di far politica, non abbiamo un soldo di rimborso elettorale, insomma, mi piacevano tante cose in questa lista. Eppure nel mestiere giornalistico e la sua commissione con la politica qualche problema, cioè lei smetterà di fare il giornalista? No, assolutamente no. Spero di no, ma insomma la mia vera casa poi è Repubblica. Non. Ma credo che invece poter fare tutte e due le cose, e credo di un'Europa mi occuperò soprattutto dell'informazione, delle trasformazioni, dei posti di lavoro nell'informazione e della libertà di informazione, che non è un valore, è un valore fondante nella nostra Europa, ma non è affatto scontato che rimanga nei prossimi anni. Chi può fare la differenza di più, i giornalisti o i politici? Ma dipende da come lo fai, cioè nel senso se lo fai bene fai la differenza in un settore o nell'altro, se lo fai liberamente. Io mi tengo la possibilità, se non mi sarà possibile fare la politica come intendo che vada fatta, di tornare a fare il mio mestiere. E io credo che sia un modo nuovo questo di fare politica, perché la politica professionale è un po' fallito. Bisogna che si torni a una concezione ateniese, per dirla parlando di Tsipras e di Grecia, cioè ci si prendono dei cittadini che hanno delle competenze che per un periodo breve ricoprono una carica pubblica e poi tornano a fare il proprio lavoro. Concetto renziano questo pure. Beh, oddio, Renzi ha fatto quello tutta la vita, però se è un concetto condiviso da Quello dei Renzi tre sono mandati, no? contento. Ah, quello dei 3 mandati sì, però insomma sono tutti anche loro giovani funzionari politici, ma sono sicuro che se si cambia modo di fare politica anche il PD prenderà molto di più questa concezione, che è anche, come dire, c'è bisogno proprio di cambiare profondamente la politica. Io ho fatto il giornalista, come dire, 20 anni fa su Tangentopoli, a me l'idea di rioccuparmi delle stesse cose peggiorate, anche addirittura degli stessi personaggi che hanno arrestato 20 anni fa, è inaccettabile come cittadino. E secondo te accade perché chi ha fallito? La magistratura, ha fallito la politica, ha fallito la comunicazione Beh, nell'indignare le persone? intanto hanno fatto per 20 anni la guerra
a favore dei corrotti e contro la libera magistratura e anche il libero giornalismo che denunciava gli scandali. Perché poi adesso noi giornalisti colpe ne abbiamo tante, però la verità è che queste cose sul MOSE, anche io nel mio piccolo, queste cose sul MOSE, come sull'Ilva di Taranto, come sull'Expo, i giornali le hanno scritte, tutti i grandi giornali le hanno scritte, noi le abbiamo scritte su Repubblica, le hanno scritte anche vari valorosi colleghi del Corriere della Sera, per essere onesti, e sugli scandali. Quindi un po' di lavoro l'abbiamo fatto. C'è stata una guerra per mantenere l'impunità della politica, anzi per allargare l'impunità della politica. In Italia la politica è sempre impunita, cioè in Germania ci sono decine di migliaia di colletti bianchi che sono passati dalla galera o hanno avuto condanne o sono usciti dalla politica negli ultimi anni. In Italia no, non ci va nessuno, ci vanno i poveracci in galera. Ma visto che hai deciso di prestarti alla politica alla vigilia del semestre europeo, che è un momento particolare, quali sono tre cose che sentiresti di portare avanti nel semestre europeo perché questo semestre non sia un'occasione sprecata? Io credo che il problema europeo sia essenzialmente il lavoro. Cioè noi siamo una zona ricca del mondo, siamo una zona ricca dove abita gente sempre più povera e sempre più disoccupata. Ora che un'area ricca come l'Europa abbia il 12% di disoccupati, 25 milioni di disoccupati, è uno scandalo. Io credo che, e siccome l'Italia è uno dei paesi dove queste percentuali sono più alte e la percentuale giovanile è spaventosamente alta, il 46%, io spero che Matteo Renzi, oltre alle altre cose che si aspettano da noi, l'Italia è la terra della cultura, anche della cultura europea, il paese che ha inventato in fondo l'idea di Europa, oltre che queste cose però ci si occupi molto del lavoro. Hai detto adesso basta polemiche, si tratta di lavorare per cambiare strada. In Italia, in politica italiana, pensi che questa sia la volta buona per questo cambio diverso? Io credo che si possano fare delle cose anche molto rapidamente, cioè nel senso questo paese ha vissuto 20 anni di promesse, ora non credo che abbia la pazienza, la forza di aspettare altri 20 anni di promesse. Ci sono delle cose che dice il governo, che dice Renzi, che sono anche cose giuste sulla corruzione, insomma ci sono dei problemi che si sono trascinati uguali chiunque abbia governato, destra e sinistra, la corruzione, la mafia, i grandi poteri finanziari, l'intangibilità dei grandi, l'evasione fiscale, la distribuzione del reddito sempre più dal basso verso l'alto, il fatto di tartassare quelli che le tasse le pagano e di concedere agli altri incredibili privilegi, io credo che questi problemi vadano affrontati. E sono problemi che abbiamo sotto gli occhi tutti, Renzi dice che li affronterà, speriamo che lo faccia, con atti molto concreti. In Europa che tipo di politico ti immagini di essere? Un politico con un piglio giornalistico? Io mi immagino di essere un politico che si occupa di cose che conosce, anzitutto, quindi io mi voglio occupare del problema dell'informazione, dei posti di lavoro nell'informazione, della libertà di informazione, perché è un tema che conosco, è un tema molto importante in Europa ed è un'area in cui posso dare il mio contributo, non è che mi invento esperto di pesca e agricoltura, insomma cerco di dare l'esperienza che ho fatto facendo da quando avevo 20 anni, quindi da parecchi anni il giornalista. Che tipo di sinistra è quella rappresentata dalla lista Tsipras? Ma è una sinistra che un tempo si sarebbe detto radicale, in realtà è una sinistra secondo me molto ragionevole. Cioè il nostro programma, il programma di Tsipras, prevede appunto grandi investimenti per la creazione di posti di lavoro, la fine delle politiche di austerità che non hanno funzionato, interventi di riforma del sistema bancario, per esempio la separazione delle banche commerciali che raccolgono il risparmio dalle banche di investimento. Alcuni di questi sono, come dire, programmi storici del Partito Democratico Americano, quindi ai tempi di Roosevelt, quindi non mi sembra una proposta, diciamo, estremistica, mi sembra una riforma radicale del concetto di Europa e la solidarietà, perché se noi vogliamo fare un grande Stato federale, gli Stati Uniti d'Europa, sognati dal Altiero Spinelli, il problema del debito pubblico italiano-greco non è un problema del debito pubblico italiano-greco,
è un problema europeo. Il problema degli immigrati che arrivano a Lampedusa è un problema europeo. Qui alcuni problemi sono delegati e invece i sacrifici li devono fare tutti assieme. Questo non è una bella concezione solidale dell'Europa. Quanto è colpa dell'Europa e quanto è colpa dei singoli stati? Questa è una bella domanda, però tanto complicata. Sicuramente è colpa dell'Europa e del fatto che l'Europa, come dire, è diventata sempre meno democratica. Adesso stanno pensando di eleggere una guida alla Commissione europea fuori da quelli che si sono candidati a queste elezioni. Questo sarebbe uno schiaffo. Cioè, in Europa comandano degli organismi che non sono stati eletti dal popolo: il Fondo Monetario Internazionale, la BCE e la Commissione, che almeno quello doveva essere eletto dal popolo. E queste sono le colpe. Poi non ti nascondo che ci sono state delle classi dirigenti molto deboli in paesi come l'Italia, soprattutto i paesi del sud Europa, la Spagna, la Grecia e anche la Francia, che non hanno saputo lottare per un'Europa più solidale e più equilibrata tra nord e sud. Ti ringraziamo. Grazie. Molto di essere stato con noi. Grazie. Ciao. Ciao.